Allora, grazie, buongiorno. Questa conferenza stampa è stata convocata ieri, in sostanza, quindi con un brevissimo preavviso e vi ringraziamo per la presenza, ma è per una questione molto importante, una vera e propria rivoluzione di quella che è l'organizzazione, diciamo così, della governance della Regione Abruzzo. Oggi in giunta abbiamo approvato quello che viene stato definito giornalisticamente il taglio delle agenzie regionali. In particolare oggi sono state già approvate i disegni di legge che riguardano la soppressione come agenzia dell'APTR, quindi dell'azienda per la promozione per il turismo, e dell'agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, l'ARSA. È un'operazione, direi, epocale per la Regione Abruzzo, disegna per i prossimi decenni la nuova organizzazione della Regione Abruzzo, mira, come voi potete immaginare, a due cose essenzialmente. Intanto a una razionalizzazione di quelli che sono, diciamo così, le risorse umane della Regione Abruzzo, mira a una migliore efficienza dei servizi, e mira al contenimento dei costi, in particolare quelli che vengono brutalmente definiti i costi della politica. Quindi gli argomenti ai quali abbiamo inteso dare risposte sono tre. Naturalmente questa adesso è una operazione che è semplicemente iniziata oggi con questi due disegni di legge che sono state preparate nei giorni e nei mesi scorsi, sui quali insomma si è lavorato alacremente. Devo ringraziare per l'ottimo lavoro gli assessorati competenti, ma è solo il primo passo. Entro la prossima settimana e quindi nella prossima giunta sarà la stessa cosa, avverrà per quanto riguarda Abruzzo Lavoro, per quanto riguarda l'ARIT e per quanto riguarda l'Agenzia Sanitaria Regionale. Sull'Agenzia Sanitaria Regionale stiamo verificando solamente un aspetto, se ci sono impedimenti legislativi, ma io non credo di legge, come per esempio per l'ARTA. L'ARTA non è stata possibile scioglierla e riportare all'interno della Regione queste funzioni per il semplice fatto che c'è una legge nazionale, una legge insomma, che impone l'esistenza specifica di questa agenzia. Vorrei dare subito la parola agli assessori competenti. Vi dico che uno degli obiettivi, comunque, come vi spiegheranno, è quello di razionalizzare le risorse umane, perché noi oggi abbiamo una carenza figure che all'interno della Regione non sono state sostituite per effetto di una serie di pensionamenti che si sono determinati col tempo. Noi non abbiamo fatto assunzioni da quando siamo noi qui, sia chiaro, e quindi ciò ha determinato una carenza di personale, mentre invece riteniamo che ci sia una eccedenza di personale rispetto a quelle che sono le attuali attività svolte dalle agenzie, e quindi questo ci consente di fatto di interrompere una dinamica della crescita del costo del personale che altrimenti non saremmo stati in grado di fare. Naturalmente questo significa anche che non nomineremo i direttori generali e che quindi la politica per la prima volta, d'accordo, tutti, gruppo consigliare, maggioranza, giunta e partiti sono d'accordo nel fatto di rinunciare a quella che era considerata una volta una prerogativa della classe politica, e cioè quella di riempire a destra e a manca di personale politico queste strutture, queste agenzie. Quindi è una cosa straordinaria, non nego che ci hanno provato in tanti, forse da 8 anni a questa parte. Alcuni ci hanno provato, però non è stata mai trovata quella concordia e quella unità di intenti e quel senso di responsabilità che deve contraddistinguere oggi una classe di governo nel momento in cui si affrontano momenti, diciamo, di grande difficoltà generale. È il segno anche perché noi, che ci serve per dare un messaggio forte, il messaggio forte che noi vogliamo dare agli abruzzesi è il messaggio che c'è una classe politica responsabile, c'è una classe politica che non fa, diciamo, delle strutture regionali un luogo dove esercitare la possibilità di compensare politicamente
sostenitori o comunque fiancheggiatori, ma una classe politica che mira esclusivamente a cercare di governare al meglio questa regione, che sta crescendo in termini economici più della media nazionale, anche se riteniamo sempre insufficiente rispetto a quelli che sarebbero i nostri desideri, ma siamo in Italia, siamo in Europa, non è che possiamo fare molto diverso, ma cresciamo più della media nazionale e lo stiamo facendo nel momento in cui riusciamo a ridurre il debito del 14% e riportare la sanità quasi in equilibrio. Cose che, quindi, maggiore crescita, diminuzione del debito, equilibrio nel sistema sanitario, tre cose che non si sono mai verificate contemporaneamente nella nostra regione. Adesso volevo lasciare la parola intanto all'assessore Febbo e poi all'assessore Di Dalmazio, chiedo scusa se mi sono dilungato. Io intanto ringrazio il Presidente e i colleghi assessori che hanno permesso di approvare in giunta questa legge che sarà trasferita al Consiglio regionale, perché è una legge che da più di 8 anni, Presidente, io ho la documentazione che molti assessori prima di me regionali hanno cercato di fare questo e non ci sono riusciti, quindi credo che sia un grandissimo risultato. Noi quando ci siamo insediati al 31 dicembre 2008, siamo stati eletti al 15 dicembre, poi siamo stati nominati assessori nel 27 gennaio, al 31 dicembre del 2008 l'ARS aveva 264 dipendenti. Come diceva il Presidente, abbiamo contenuto i costi, non sono state fatte assunzioni. Oggi all'ARS abbiamo 239 dipendenti. Altissimi profili professionali, ho laureati in agraria, ho periti agrari, cose che purtroppo mancano nel mio assessorato, tant'è che ricordate che a fine anno facemmo una legge con un emendamento, abbiamo dato la possibilità alla Giunta di spostare personale dell'ARS all'interno della nostra direzione. Quindi proseguiamo su questa linea che era quella importante, perché abbiamo delle scadenze. Per quanto riguarda il dettaglio poi delle altre cose, credo che faremo apposite conferenze per spiegare, eccetera. Però per ribadire il concetto che ha espresso bene il Presidente, per entrare più nell'analitico, vi dico che solo di costi reali, quelli proprio da buon ragioniere, come sono io di provincia, noi risparmiamo 188.000 euro per il direttore generale, 240.000 euro per i due direttori di area, e questi sono, come sapete, tutti incarichi politici. Risparmiamo 82.000 euro per il collegio dei revisori dei conti, poi abbiamo dei risparmi di natura fiscale che sono importanti, risparmiamo 606.000 euro di IRAP, 25.000 euro di IRES e c'è ben 104.000 euro di ICI che questi enti pagano, per un totale di 1.245.000 euro, ma questo è solo, ripeto, un primo buttato lì, perché poi il risparmio è enorme, ma soprattutto io credo che ciò che è più interessante invece è l'efficienza che gli uffici riescono a raggiungere, perché il personale dell'ARSA, che ripeto è altamente specializzato, andrà a rafforzare in maniera cospicua i nostri uffici. Personale dell'ARSA che rimarrà nelle sedi attuali, poi man mano si faranno le varie piante organiche, le varie procedure, ma diciamo che per un periodo abbastanza consistente dovrà rimanere, perché chiaramente tutte le funzioni dovranno essere trasferite e chiaramente i vari compiti. Quindi diciamo il personale principale, quello che è ubicato ad Avezzano, rimarrà nella città di Avezzano, dove c'è una importante sede dell'ARS, dove ci sono una serie di servizi che vengono forniti all'intera regione e a quel territorio. Poi nel dettaglio ci entreremo dopo, però vi posso assicurare che per quanto riguarda l'agricoltura questa è una svolta epocale, perché trovare 239 professionalità così importanti messe a disposizione di un settore che è stato nel tempo delegittimato. Io ho solo dirigenti che non sono, tranne uno che è laureato in agraria, gli altri hanno altre lauree. Io nel mio settore ho altri bravi funzionari, ma nessuno è esperto nel settore dell'agricoltura. L'ARSA ha professionalità validissime che entreranno a pieno regime nel nostro settore. Vi ricordo che solo quest'anno il mio settore, la mia settore deve spendere 213 milioni di euro
per il PSR, parliamo di 400 miliardi di vecchie lire, e sono risorse consistenti che fanno bene non solo all'economia agricola della regione Abruzzo, ma credo che fanno bene all'intera economia regionale. Come dice il Presidente, certamente i risultati potrebbero essere migliori, però raggiungere quei risultati in termini di prodotto interno lordo come sistema agricolo, raggiungere quei risultati sulle esportazioni, beh, credo che forse hanno inciso anche alcune scelte che noi abbiamo fatto, e la scelta che oggi abbiamo assunto coraggiosamente, cosa che nessuno aveva fatto, ne era riuscito a fare, credo che farà ancora meglio. Grazie.